Dando una rullatina per vedere come si comporta. Ma te colli tu o te collo io? Te colla tu. Ivan, tirati e togliere. Sì, in questo momento puoi decollare anche da qui perché il vento non lo potrebbe consentire. Non ce n'è. Avete telefonini appresso? Dammi il telefonino, Francesco! No, no, non c'entra niente, Ivan, non si può fare. No, il telefonino è lì che ha prende. È la radio che ti bloccano i primi digitali. Questi che sono al zero. Tu guarda il modello però. Dietro a te. Se dai 2-3 tacche un po' più forte si è bloccato. Tu, è caricato. Guarda più l'aereo, guarda. Thank you.
perché quello... Ma l'ala è quello indietro. È troppo... Punto davanti. Il raggio con Capriola era meglio non filmarlo. Troppo in avanti. Ah, era giusto, hai visto? Sì, appena toccato terra. Sì, ora ha il carrello bloccato. Ah, la ruota, poi c'era la ruota bloccata. Era così, guarda, ha fatto così, sì, il punto. Sì. Com'è? No, 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 senti, il motore è a metà. Non va, cioè. Poi ho dato... Era il mio, ho dato tre tacche a destra e sentivo che dopo quella c'è una decina e la tirai io una cosa così e sono andata per te. C'è il terreno bloccato forse davanti. No. Si è appiccicato, si è girato. Appiccicato? Si è girato. Ma la ruota, vedi com'è la ruota? Pensi che non c'era la. È spegnata la ruota. Ma ti ha fatto qualcosa? No, niente, no, c'è la ruota. Decolliamo, che ridecolliamo con la ruota storta, dobbiamo smontare. Appunto. Devi vedere se la ruota è troppo stretta. Davanti. E tu non ti devi sentire agitato. Ti senti agitato perché il famoso è. Scusa. Sei cacciato? Dopo circa due ore. Dopo essere stato smontato nuovamente in pista, dopo un po' di imprecazioni, ha deciso da solo di partire. Quindi, adesso lo facciamo volare. Non è possibile che si è bloccato ora. Ah, vieni qua che ti faccio. Come vola. Hai volato così? No, compa, non ci parlo più con te. Vabbè, comunque, ma questi sono errori imperdonabili, eh.